Per cui io mi limito a citare la legge perché almeno l'italiano lo conosciamo ancora tutti. E qui c'è scritto che il piano triennale dell'offerta formativa, ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano triennale dell'offerta formativa. E fino a qua uno dice, vabbè, ma allora di che cosa vi lamentate? Ci lamentiamo del fatto che il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, che non sa bene cosa c'entrino con la pedagogia, definiti dal dirigente scolastico. Quindi non c'è nessuna possibilità per gli organi collegiali della scuola di definire alcunché se non andare a fare i segretari del dirigente scolastico, che nella maggior parte delle volte, mia Concluda. cara sinistra, non è un pedagogista e di didattica non ne capisce ad oggi assolutamente nulla. Colonnese. Grazie Presidente. Io voglio riprendere proprio le ultime parole del mio collega in questo momento, nel senso che ognuno ha il proprio ruolo. È importantissimo non creare la discrezionalità da parte del dirigente scolastico. Perché? Perché l'insegnante è importante per la formazione, deve essere scelto in base al proprio curriculum. Non può essere scelto in base a dei fenomeni clientelari che ci sono e si possono verificare. È inutile fingere e fare una difesa d'ufficio anche abbastanza patetica nei confronti di una categoria che non è messa sotto accusa in quanto categoria, è messa sotto accusa il metodo in cui si sta cercando di distruggere la scuola italiana, altrimenti non ci sarebbero state manifestazioni e la riforma sarebbe stata accettata così com'è. Grazie. La ringrazio. Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione il 274. Dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato ancora? Ciprini. Qualcun altro?